Buonasera, la seduta è aperta. Passo direttamente la parola al direttore per l'appello. Grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Abbiamo 14 presenti, oddio non leggo, 10 assenti più la Presidente e la consigliera Ariano Maria Cristina giustificata. Allora, prima di dare lettura all'ordine dei lavori, comunico che è arrivata la risposta scritta all'interrogazione numero 1 del 2019 avente per oggetto cappella sul lato sud del fabbricato principale all'interno di Villa Lais di proprietà del Comune di Roma, a firma del consigliere Carlone Domenico. Procediamo. Al primo punto dell'ordine dei lavori abbiamo proposta di deliberazione d'iniziativa della Giunta avente ad oggetto cessazione del consorzio di strada vicinale ex DL numero 1446/1918 di via Niobe e diramazioni. Scusatemi, ho dimenticato i scrutatori. Il consigliere Pompei, il consigliere Principato e il consigliere Toti, grazie. Quindi, dopo avervi letto il primo punto all'ordine del giorno, il relatore. Prego, consigliere, grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, direttore. Buonasera a tutti. Allora, questa proposta è uno schema di delibera di iniziativa della Giunta. Andrei a leggere direttamente il dispositivo. È stata discussa in Commissione Lavori Pubblici e Urbanistica in data 14 gennaio, ottenendo il parere favorevole della Commissione a maggioranza. Procedo con la lettura del dispositivo. Il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera la presa in carico manutentivo da parte del Municipio 7, riguarderà tutte le strade elencate nella delibera costitutiva del Consorzio, via Niobe, via Bellico Carpurnio, via Lucio Trebellio, via Flavia Demetria, via Bellicia, indipendentemente dall'attribuzione di punteggio ricevuta, in coerenza con l'atto costitutivo che ha riconosciuto a suo tempo l'interesse amministrativo e l'assoggettamento al regime giuridico di strade pubbliche a tutte le strade facenti parte del consorzio. La presa d'atto della cessazione del consorzio di strada vicinale di via Niobe e di Ramazzoni per esaurimento del fine per cui esso è stato costituito ai sensi dell'articolo 1 del LGT numero 1446-1918
c'è un refuso sulla stampa, in considerazione della presa in carico manutentivo delle stesse da parte della direzione tecnica del Municipio 7, che il presente atto venga trasmesso al Dipartimento del Patrimonio per i successivi atti di competenza per quanto attiene l'acquisizione della proprietà delle stesse, poiché la Convenzione Romalli, delibera del Consiglio Comunale 505 del 56, prevedeva che tutte le strade di lottizzazione potranno essere assunte in proprio dal Comune dopo che i consorzi stradali all'uopo costituiti avranno provveduto ad asfaltare le strade secondo le prescrizioni degli uffici tecnici comunali. Delibera che il presente atto venga notificato al consorzio di via Niobe e diramazioni. Allora, come accennavo alla commissione nella quale si è espresso il parere di questa proposta di delibera di iniziativa della Giunta, ha partecipato l'ufficio tecnico che ci ha illustrato un po' quello che è stato l'iter della cosa. Sono avvenuti diversi incontri dell'ufficio tecnico con partecipazione all'assemblea del consorzio, dove si è evinta la volontà della maggioranza dei consorziati favorevoli alla chiusura. Nella commissione è stato espresso, diciamo, all'unanimità la mancanza di necessità alcuna di mantenere la gestione del consorzio in questo caso, ed è stato sottolineata la necessità di intervenire in maniera corretta per l'acquisizione un po' a livello collegiale, quindi anche da parte dell'opposizione. Alla seduta era presente anche il comitato di quartiere Campo Romano, quindi abbiamo cercato di tenere una discussione il più inclusivo possibile, che considerasse un po' tutte le parti del territorio. Per quanto riguarda l'ufficio tecnico, presenti per l'area della direzione tecnica l'architetto Cocchia e il dottor Vaiuso Michele, e il dottor Vaiuso ha introdotto l'argomento spiegandoci che i municipi competenti in materia sono competenti in materia di consorsi strade vicinali, come stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale del 10 dell'8 febbraio 1999. Questi furono istituiti con la finalità di provvedere alla manutenzione, sistemazione o ricostruzione delle strade vicinali. Il Comune pertanto è tenuto a concorrere alla spesa per un quinto fino alla metà stessa, in considerazione dell'uso pubblico della strada vicinale. Il funzionario ci ha spiegato che la cessazione del consorzio avviene ope legis, con il venir meno dello scopo per cui esso è stato sostituito, ossia la manutenzione e rifacimento o sistemazione delle strade. Viene aggiunto che il consorzio di via Niobe e diramazioni è stato istituito nell'anno 1918 come consorzio di strade vicinali ad uso pubblico e che a seguito della deliberazione del Consiglio del Municipio 4 del 2018 è stata dichiarata di pubblico interesse, è stata pertanto inserita nell'elenco delle strade in carico manutentivo al Municipio. Quindi, in considerazione dell'interesse amministrativo a cui sono assoggettate le strade vicinali e dell'elevato costo di gestione che il consorzio comporta sia per l'amministrazione che per i singoli consorziati, Roma Capitale ha la facoltà di determinarsi a provvedere direttamente alla manutenzione della strada di via Niobe e diramazioni. La presa d'atto della cessazione del consorzio per esaurimento del fine per cui esso è stato costituito, in considerazione della presa in carico manutentivo della stessa da parte della direzione tecnica del municipio. Quindi per atti si procederà a trasmettere purché venga, diciamo, confermata la volontà di approvazione di questa proposta di delibera, l'acquisizione verrà trasmessa al Dipartimento Patrimonio per gli atti di competenza e per procedere quindi all'acquisizione delle proprietà delle stesse. Questo è quanto, grazie. Interventi? Ci sono interventi? Consigliere Toti. Rispetto a questa praticamente delibera che oggi noi andiamo a votare,
Io mi sono espresso anche in commissione. E diciamo che per me la centralità sia della sussidiarietà che dell'autogestione mi porta a vedere con molto favore il discorso appunto di cittadini che riescono a gestire i servizi nel territorio e magari riescono a fare anche questi servizi, a gestirli meglio del Comune di Roma. Però in questo caso abbiamo visto, e il relatore ci ha anche relazionato rispetto a questo, che c'è una volontà e una maggioranza all'interno del consorzio, e rispetto a questo i consorziati si sono espressi a maggioranza rispetto a un'indicazione di chiusura di questo consorzio. E sentendo anche gli amici del comitato di quartiere Campo Romano che hanno partecipato alla riunione e che poi ho risentito successivamente, anche da parte loro c'è un'indicazione favorevole rispetto a questa cessazione del consorzio. Perciò ecco, io mi sono espresso in modo attendista in commissione, oggi invece indirizzo il voto verso un voto favorevole alla cessazione del consorzio. Altri interventi? Non ci sono interventi? Ci vuole essere un ultimo intervento, poi passiamo alle dichiarazioni di voto? No. Allora, dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Credo all'unanimità, no? Sì, all'unanimità con 18 voti favorevoli, quindi il Consiglio approva l'atto. Passiamo. Ah sì, questo di immediata eseguibilità, essendo delibera, sì, immediata eseguibilità. Allora, favorevoli. Perfetto. Concessa all'unanimità, 18 voti favorevoli. Il punto numero 2 è la proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa del municipio primo avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per l'istituzione e tenuta del registro comunale della bigenitorialità protocollo RC 37433 del 2018. Lascio la parola benissimo al consigliere principato per illustrare. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, questa proposta di delibera è di iniziativa del Consiglio Municipale primo Roma 1 Centro. È una proposta di delibera municipale per l'approvazione dell'Assemblea Capitolina. Quindi da iter prevede un parere. L'espressione di un parere da parte di tutti i municipi. Allora, parliamo del registro della bigenitorialità, andrei direttamente sulla parte relativa al deliberato. L'Assemblea Capitolina, per i motivi espressi in narrativa, delibera di approvare l'istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità, di approvare il regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità contenuto nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Allora, anche questo argomento è stato affrontato per espressione di un parere in Commissione Politiche Sociali ed Emergenza Abitativa. E c'è stata un'espressione dei commissari contrari a maggioranza, salvo il voto favorevole del Partito Democratico. Sì, il voto favorevole del Partito Democratico.
Allora, la discussione si è tenuta rispetto ai contenuti del regolamento stesso e alla, diciamo, come dire, alla possibile realizzazione rispetto alla richiesta di votazione che c'era stata sottoposta. Insieme alla proposta sono pervenuti dei pareri dipartimentali. Si sono espressi in questo caso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, il Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute, Unità Organizzativa Protezione Persone Minorità e il Dipartimento dei Servizi Delegati. In tutti i casi, in questi tre casi, i pareri riscontrati sono contrari. A beneficio dell'Aula procederei alla lettura delle motivazioni relative ai pareri contrari. Allora, per quanto riguarda il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, con riferimento alla nota protocollo RC 37897 del 4 dicembre ultimo scorso, con la quale è stata trasmessa copia della proposta di deliberazione di quell'oggetto, si rappresenta quanto segue. La legge 8 febbraio 2006, numero 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, ha apportato delle modifiche al codice civile, introducendo il principio della bigenitorialità e stabilendo il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, che le decisioni di maggior rilievo riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute al fine di tutelare il minore sono assunte di comune accordo dai genitori che esercitano congiuntamente la potestà genitoriale. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. Corre l'obbligo di evidenziare che per il settore scolastico il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di favorire un rapporto sinergico tra le due principali istituzioni che affiancano il minore nella crescita e nella formazione, ha già adottato da tempo delle linee di indirizzo sul rapporto scuola-famiglia, prevedendo l'apertura al dialogo con i genitori separati, affidatari e non, garantendo il diritto di quest'ultimi ad essere informati e coinvolti nei processi educativi che interessano i loro figli, essendo un diritto dei figli avere l'attenzione affettiva di entrambi i genitori. A tal proposito è stata diramata dal MIUR la circolare 5336 del 2 settembre 2015, con la quale tra le diverse disposizioni si invitano i dirigenti scolastici a voler incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto dovere del genitore separato, divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e o non collocatario, articoli 155 e 317 del Codice Civile, di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF. Con la predetta circolare, inoltre, il Ministero ha segnalato alcune azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere al fine di favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità e raccomandandone l'opportuna diffusione per favorire il rispetto delle previsioni di legge. Pur tuttavia, anche in considerazione che la gestione dell'anagrafe è funzione svolta dal Comune per delega statale e pertanto l'ente locale non ha competenza in ordine all'istituzione di registri non previsti da specifica normativa, tutto quanto premesso in ordine all'approvazione del regolamento per l'istituzione tenuta del registro comunale della bigenitorialità di cui alla proposta di deliberazione in oggetto, non si ravvedono profili di competenza dello scrivente dipartimento e pertanto si appone parere negativo di regolarità tecnica previsto all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Procedo con il parere del Dipartimento Politiche Sociali. Si riscontra la nota RC 2018-0037-897 del 4 dicembre 18, stesso oggetto, significando che questa direzione non ravvisa ambiti di competenze nella proposta regolamentare di che trattasi. L'istituto dell'affido condiviso dei figli è regolamentato dall'articolo 155 seguenti del Codice Civile, così come novellato dalla legge 8 febbraio 2006 numero 54, che non costituisce
costituisce norma di intervento dei servizi sociali dipartimentali e municipali. Allo stesso modo non è di competenza comunale l'intera materia anagrafica che soggiace a precise norme statali. Appare utile evidenziare però che in costanza di contenziosi tra i genitori per i quali l'autorità giudiziaria e o l'autonoma iniziativa dei servizi attivano azioni in protezione dello sviluppo del minore, la proposta in parola e di cui all'oggetto può costituire elemento confusivo per l'attribuzione della titolarità del procedimento. Lo stesso garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Emilia-Romagna, pur definendo l'istituzione dei registri comunali della bigenitorialità iniziative significative sotto il profilo culturale, sembrerebbero più tutelare i diritti degli adulti che quelli dei minori coinvolti, per i quali ai fini pratici non cambierebbe molto. Inoltre, lo stesso garante afferma che rientra esclusivamente nella potestà dei giudici quella di stabilire le misure che assicurano l'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali, prediligendo sempre in sede di giudizio l'interesse e la protezione del minore rispetto alle esigenze degli adulti. Appare infine utile evidenziare che la indefinita posizione anagrafica del minore, sempre in costanza di condizioni di rischio per lo sviluppo dello stesso, può produrre colposamente omissioni delle segnalazioni previste dall'articolo 70 della legge 4 maggio 1983 numero 184, diritto del minore ad una famiglia. Per quanto riguarda gli aspetti sociali, si esprime parere contrario alla proposta in oggetto. L'ultimo parere del Dipartimento dei Servizi Delegati. Procedo alla lettura. Si esprime parere contrario di regolarità tecnica per i seguenti motivi: la gestione dell'anagrafe è funzione svolta dal comune per delega statale e pertanto l'ente locale non ha competenza in ordine all'istituzione di registri non previsti dalla specifica normativa, né possono essere attribuiti all'ufficiale di anagrafe funzioni e compiti diversi da quelli specificamente stabiliti dalla legge 24 dicembre 54 numero 1228, ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, e dal DPR numero 223 del 30 maggio 89, regolamento anagrafico. Corre peraltro l'obbligo di evidenziare come il sintetico riferimento al principio di bigenitorialità avrebbe necessitato di specifiche puntuali al fine di scongiurare possibili criticità derivanti dall'assenza di espliciti richiami ai necessari concetti di paternità e maternità previsti dalle vigenti normative anagrafiche e di stato civile, cui sono uniformati indirizzi anche recenti della Procura di Roma, tesi a sottolineare che le vigenti norme prevedono la bigenitorialità fondata sulla diversità di genere. Fermo restando quanto sopra espresso, appare opportuno richiamare la legge 8 febbraio 2006 numero 54 che ha introdotto specifiche modifiche al codice civile, finalizzate a garantire il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, prevedendo specificamente che il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Rientra pertanto nell'esclusiva potestà del giudice stabilire le misure che assicurino l'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali. Corre l'obbligo di rappresentare infine che l'espressa esigenza di un richiamo ai riferimenti di entrambi i genitori, ritenuti indispensabili alle diverse istituzioni che si occupano del minore, appare privo di utilità concreta, in quanto tali dati, paternità e maternità, sono evidentemente desumibili attraverso le certificazioni anagrafiche e di stato civile istituzionalmente previste. La ringrazio, Presidente. Interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Inizierò a, cogliendo anche lo spunto della lettura dei pareri che sono arrivati, per diciamo, mettere queste poche cose che vorrei dire a proposito di questa delibera, proprio focalizzando l'attenzione sui pareri che sono arrivati e che tra l'altro sono anche arrivati in ritardo, questione che abbiamo affrontato in commissione e sulla quale invito anche, diciamo, in questa occasione a fare una riflessione, perché poi
è opportuno fare e avere modo di leggere le osservazioni che ci vengono date alle proposte che vengono avanzate dalla parte politica. Se queste non arrivano, se arrivano in ritardo, se le dobbiamo andare a cercare o a supplicare, credo che diventi un problema non solo amministrativo ma anche politico. Mi pare di aver capito che ci sarà, diciamo, una commissione ad hoc, o comunque c'è la volontà della maggioranza di affrontare questa situazione, che ormai si protrae da tempo e che non è più accettabile. Come sapete, il Partito Democratico ha già detto che noi non dovevamo più accettare pareri. A suo tempo la maggioranza ci ha detto che questo sarebbe stato, voleva dire, bloccare l'iter. Siamo però in una situazione paradossale in cui noi arriviamo a discutere di proposte che non sono accompagnate dai pareri dovuti, perché poi i pareri, come abbiamo visto, ci sono. Tant'è che il consigliere Principato prima di me li ha letti. Erano pure lunghi, complicati, vanno inquadrati, vanno approfonditi. Non averli è materiale in meno che è a nostra, non è a nostra disposizione. Quindi su questo immagino che ci troveremo invece a ridiscutere nuovamente, a cercare di fare. Però, visto che quei pareri qualche cosa dicono, a questo punto inizierò da lì per rimettere un po' in fila le cose. Intanto mi sembra che le osservazioni fatte non tengono presente di una cosa che ho già specificato durante la discussione che abbiamo avuto, ovvero che il registro della bigenitorialità è uno strumento facoltativo che può fare da volano ad una cultura della bigenitorialità che è ancora troppo poco sviluppata nel nostro paese, e è volto a garantire che tutte le comunicazioni di enti, degli uffici, ovviamente relative ai minori, che sono in una situazione non appunto diciamo normale, ma sono in una situazione di separazione, e quindi parliamo di coppie separate o divorziate, siano invitate in modo paritetico ad entrambi i genitori. Questo per evitare che tutte quelle discussioni, quelle famose questioni di incomunicabilità, che proprio, diciamo, a causa di questo portano le discussioni a ricadere sul minore, diventino oggetto di ulteriore difficoltà per il minore stesso, e soprattutto risolverebbe il problema alla radice nella preminente tutela del minore. Le osservazioni partirò quelle espresse dal Dipartimento Politiche Sociali. Ora, in merito al parere contrario espresso, mi pare che non è esatto quanto riportato, perché viene evidenziato che in costanza di contenziosi tra i genitori per i quali l'autorità giudiziaria e l'autonomia iniziativa dei servizi attivi in azione in protezione dello sviluppo del minore, prima di tutto abbiamo già detto in commissione che in questi casi, cioè dove esistono provvedimenti restrittivi o in protezione a favore del minore, la richiesta di iscrizione al registro è vietata, è inibita, non esiste. Quindi è un'osservazione che non ha senso, ma anzi è la condizio sine qua non per la quale la richiesta di iscrizione è il pieno godimento della responsabilità o anche della potestà, o quindi di qualsiasi assenza del benché minimo provvedimento restrittivo giudiziario o dei servizi. È proprio nei casi di esistenza di contenziosi tra genitori, ma diciamo non soggetti sempre a quelle iniziative di carattere protettivo, in cui l'elemento della incomunicabilità potrebbe essere strumentalizzato a danno dei minori, e da qui si ritiene utile aprire un registro che possa in alcun modo evitare questo tipo di contenzioso e contestualmente dare ad entrambi i genitori invece quelle informazioni che sono necessarie alla crescita, allo sviluppo, alla quotidianità del proprio figlio. Inoltre, quando si parla di un elemento confusivo per l'attribuzione della titolarità del procedimento, visto che non muta la residenza di nessuno, men che meno del minore, non si capisce a che cosa fa riferimento. Perché è ovvio che l'elemento che dirimente, che è intoccabile, è appunto la necessità di mantenere così la residenza, altrimenti non si capisce la competenza territoriale di tutti i servizi che andiamo a richiamare successivamente. Inoltre, quando si fa riferimento al garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Emilia-Romagna,
è il caso di riportare il parere dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale, della dottoressa Filomena Albano, la quale nel presentare la carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, avvenuta il 2 ottobre del 2018, ha evidenziato il diritto di bambini e ragazzi a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori, a mantenere rapporti regolari e frequenti con ciascuno di essi e soprattutto a essere ascoltati sulle questioni che li riguardano. La stesura è avvenuta con l'audizione e la partecipazione della consulta dei ragazzi dell'AGIA, precisando che molti articoli sono frutto del loro lavoro. A tale proposito è bene riportare l'articolo 5. I figli hanno il diritto di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti. I figli hanno il diritto di non essere strumentalizzati, di non essere messaggeri di comunicazioni e richieste esplicite o implicite rivolte all'altro genitore. I figli hanno il diritto di non essere indotti a mentire, di non essere coinvolti nelle menzogne. E poi c'è l'articolo 6. I figli hanno il diritto che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori. I figli hanno il diritto che le scelte più importanti su residenza, educazione, istruzione e salute continuino ad essere prese da entrambi genitori di comune accordo, nel rispetto della continuità delle loro abitudini. I figli hanno il diritto che eventuali cambiamenti tengano conto delle loro esigenze affettive e relazionali, i diritti che in entrambi i casi il registro della bigenitorialità a questo punto potrebbe garantire al 100%. Infine, è il caso di evidenziare che con l'istituzione del registro della bigenitorialità il comune non regolamenta in nessun modo la materia dell'affido condiviso, perché l'abbiamo già specificato all'inizio, né rappresenta un strumento necessario di attuazione che non dovrebbe più mancare forse in città come Roma, nonché la capitale d'Italia. Anche perché questo, come già ho detto in altre sedi, è sperimentato in altri comuni più piccoli, di diverse segno politico, quindi non solo di centro-sinistro del Partito Democratico, ma anche dal Movimento 5 Stelle, sta avendo dei risultati veramente importanti. Inoltre, che cosa dice il Dipartimento per i Servizi Educativi? Lo spirito è anche particolarmente positivo, nel senso che fa riferimento a quella circolare che abbiamo letto, però riguardano situazioni in cui il rapporto tra i genitori separati o divorziati non è minato da incomunicabilità e pertanto in alcuni casi e solo in questi il registro della bigenitorialità potrebbe essere pleonastico. Non va dimenticato tutto un settore che invece noi non consideriamo, che ci sembra superato, in cui invece bisognerebbe mettere a disposizione dei casi appunto un registro come quello. L'ultimo parere che ci tengo correggere, perché poi alla fine non abbiamo avuto modo di leggerli prima e quindi lo dobbiamo fare qui, si precisa che in numerosi comuni italiani il registro della bigenitorialità è già stato istituito ed è un servizio svolto regolarmente dall'ufficio anagrafe. Quindi quando si dice che questo è un sovraccarico o loro hanno altro da fare, io ricordo che il comune di Roma ha anche altri importanti registri, quello dell'affidamento, quello di chi si iscrive ai registri per il volontariato delle persone che sono sole. È un registro che è a disposizione del comune di Roma, è aperto a tutti e chiunque vuole dare un contributo va lì e va all'anagrafe e lascia il suo nome, non c'è niente di strano. Pertanto il rispetto al riferimento del concetto di paternità e maternità contenuto nel parere, lo stesso appare comunque fuori tempo tema. Scaduto. Sì, sto concludendo. Laddove è pacifico che nel nostro paese, in virtù delle norme nazionali vigenti, la bigenitorialità non rappresenta un principio fondato sulla diversità di genere, tanto che parliamo a volte, e abbiamo fatto anche all'interno della commissione, pari opportunità. Assolutamente no, io non sono uguale al mio compagno semplicemente perché e per questo abbiamo il diritto alla bigenitorialità. Non c'entra assolutamente nulla, ma semmai non è dato comprendere le perplessità che sono state annunciate dall'ufficio e pertanto non si capisce che cosa c'entra la Procura di Roma. Questo per dire che non solo ci sono delle osservazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, ma sarebbe un riconoscimento, e quello che si sta facendo nei municipi vuol dire appunto cercare una strada per partire dal basso e cercare un consenso che nasca proprio dai municipi, come l'allora ex decimo municipio fece per il registro dei diritti civili.
sarebbe un bel segnale dare in ogni parte della città la possibilità a chi è in una situazione complicata, un sollievo anche per i genitori forse che si trovano in una situazione difficile come quella della separazione e del divorzio, ma soprattutto non ricadere nella difficile situazione in cui si trova già un figlio minore. È per questo che il Partito Democratico ha votato favorevolmente in commissione e ovviamente lo anticipo, così non tolgo altro tempo all'Aula, voterà favorevolmente, faccio anche la dichiarazione di voto, vi ringrazio. Altri interventi? Qualcuno vuole intervenire? No? Il relatore vuole chiudere? Sì, può chiudere. Sì, l'ultimo, sì. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, vorrei partire dall'inizio dell'intervento che mi ha preceduto, che riguarda in maniera generale la problematica relativa ai pareri che non pervengono dal Dipartimento. Proprio questa Presidenza del Consiglio è stata parte attiva nell'interlocuzione col segretariato in quanto dedicata anche uno dei compiti che fanno parte alla Presidenza del Consiglio è anche l'interlocuzione col segretariato. Quindi con i miei occhi ho visto l'impegno che è stato profuso per cercare di dirimere questa situazione, ma da quello che ci è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio, che è stata semplicemente una trasmissione di una nota del segretariato, quindi con riferimento a normative e regolamenti ben precisi, non vi è alcun obbligo da parte del segretariato di trasmettere dei pareri rispetto alle proposte di deliberazione che si trovano che noi diciamo ci troviamo ad affrontare in discussione. Però è stata cura del Presidente Pompei proprio in occasione di questa della commissione nella quale abbiamo espresso il parere su quest'atto, ricordare che cioè esprimere da parte sua la volontà di convocare al più presto una commissione patrimonio, bilancio e regolamenti proprio sul tema, invitando il segretario generale per cercare di risolvere definitivamente la questione. Quindi, come diceva pure prima la consigliera che mi ha preceduto, ci stiamo impegnando su questo fronte, ma ci sono delle norme ben precise che regolano la questione. Rispetto al resto dell'intervento, a quanto diceva prima, io ho già comunicato in sede di commissione che è intenzione da parte nostra come Movimento 5 Stelle approfondire l'argomento organizzando delle commissioni ben specifiche sul tema. Quindi il rifiuto da parte nostra di questa proposta non è dedicato, dovuto diciamo alla proposta in se stessa. Noi apprezziamo tutti quegli strumenti che possano fornire una serenità a quello che è il nucleo familiare, anche se in situazioni di criticità come in questi casi, cioè nei casi di bigenitorialità. Quindi diciamo da parte nostra l'intenzione di risolvere una problematica c'è, ma evidentemente considerato i pareri tecnici che ci sono arrivati tutti e tre negativi dai dipartimenti interessati, evidentemente, ripeto, probabilmente questo strumento non è lo strumento adatto per risolvere la problematica. Rispetto a quanto è stato comunicato sull'esattezza del parere, quindi sono stati contestati due pareri su tre rispetto alla loro validità e alla loro esattezza, io invito chi dice che i pareri non sono esatti a scrivere al segretariato per chiedere chiarimenti in merito, perché quando si dichiara che un parere di un dipartimento non è esatto e quindi è sbagliato, perché non essere esatto significa sbagliato, ci si assume anche la responsabilità di quello che si dice e si chiedono maggiori chiarimenti al segretariato. Rispetto all'ultima cosa che è stata comunicata sul fatto che non sono stati letti i pareri, no, non è così. Non è così, perché i pareri sicuramente sono arrivati in ritardo, però che non siano stati letti non è così, perché in sede di commissione io ho condiviso
questi pareri che mi erano stati inviati dalla segreteria comunale, e quindi c'è stato modo di discutere e c'è stato anche un dibattito su questo. Quindi non è vero che i pareri non sono, non erano stati letti. Per quanto riguarda il resto, durante la discussione alcuni dei commissari, e non del Movimento 5 Stelle, hanno comunicato che la stessa proposta può creare delle criticità a livello giuridico, così come è stata scritta, poiché ci si interroga anche sugli strumenti giuridici in possesso da parte degli addetti allo sportello anagrafico, che poi si troveranno a gestire praticamente la materia. Una materia che tra l'altro è già ampiamente disciplinata e, come dicevamo, non gode del supporto tecnico, del supporto del parere tecnico da parte degli uffici. Rispetto ai dubbi che sono stati sollevati per la difficoltà nel ricevere comunicazioni da parte dei genitori separati, quindi nei casi di bigenitorialità, ci sono degli strumenti come quelli ricordati precedentemente anche all'interno dei tre pareri, ad esempio per le comunicazioni della scuola. Il MIUR attiva un processo di comunicazione che è previsto per legge, quindi ha già attivato una comunicazione sugli istituti scolastici. Ok, quindi diciamo per il resto io non avrei altro da dire, se non ribadire il fatto che qualsiasi proposta, diciamo, che possa sollevare, diciamo, possa essere utile ai genitori, ma soprattutto ai figli, perché quello che ci viene ribadito in tutti e tre i pareri è che l'interesse primario deve essere quello dei bambini e non quello degli adulti. Però ovviamente noi viviamo nel mondo reale e ci rendiamo conto che stiamo parlando di genitori che già vivono una difficoltà per quella che è la situazione, quindi se noi possiamo in qualche modo aiutarli, ma non credo sia il compito nostro, perché non il compito, non ricade esattamente nelle nostre possibilità, cioè se noi possiamo dare un contributo lo faremo volentieri, ma credo che vadano attivati gli strumenti a livello nazionale, perché la materia è regolamentata principalmente a quel livello. Quindi, se vogliamo parlarne in commissione, ben disposto a riaffrontare l'argomento e ad attivare magari anche sul tema quei deputati e quei senatori della commissione che si occupano di questa materia in particolare, per cercare di stimolare attraverso questa proposta e attraverso la volontà anche dimostrata da una parte dell'opposizione, di attivare appunto un percorso condiviso che ci porti poi a tutelare maggiormente soprattutto i bambini, ma anche i genitori. Grazie Presidente. Dichiarazioni di voto ce ne sono? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente per affermare, non ho fatto un intervento perché pensavo di essere molto sintetico nella dichiarazione di voto, dicendo che voto quest'atto per un semplice motivo, perché non sono nessuna associazione di padri separati, però il principio che ha riaffermato una sentenza della Cassazione ribadisce che tutto deve passare attraverso la madre. Il Tribunale di Catania ha rigettato questa sentenza della Cassazione, non per altro perché è importante che le decisioni del minore vengano assunte insieme, da tutte e due. Altrimenti un'iscrizione a una scuola piuttosto che a un'altra, non funziona bene il meccanismo di assegnare una decisione esclusivamente a uno dei due, e in questo momento prevale il discorso che ho detto prima. Qui non si tratta di parlare di famiglia che non c'è, qua stiamo parlando del minore e di due genitori che devono decidere insieme il futuro del minore. Città come Verona, Siracusa, Parma, Savona, stanno discutendo Torino e Milano. Questo registro non è una cosa su cui il Movimento 5 Stelle forse è stato il primo a discuterne,
e a capirne l'importanza. Ricordo la richiesta di un genitore di via Mondovì, dico pure la via, su questo aspetto non procura nulla di straordinario, per cui dobbiamo chiuderci dietro queste porte che non ci portano da nessuna parte. La discussione del futuro dei figli è una cosa importantissima. Essere iscritto al registro non vuol dire spezzare o allontanare di più, è una situazione di fatto che va governata in un processo più congruo, semplice e democratico. Per questo io non ho fatto l'intervento prima, ma lo dico nella dichiarazione di voto, a prescindere dai pareri, inviterei il Movimento 5 Stelle in una discussione anche futura, ma su questi argomenti, che possa andare al di là di questo, di questa bocciatura sul perché arriva da un gruppo o da un municipio di colore rosso piuttosto che verde, piuttosto che giallo. Il registro è un segno di democrazia, e per cui tempo scaduto. Grazie, voto convintamente sì. Grazie Presidente, mi scuso del minuto in più. Altre dichiarazioni? Consigliere Carlone. Grazie. Allora, come già mi sono espresso in commissione, attualmente l'utilità di questo registro io non la vedo, anche perché si vanno ad aggravare naturalmente alcuni servizi che già sono gravati di tantissimi altri problemi, e quindi si vanno ad aggravare ulteriormente di altri problemi che non ritengo affatto che siano problemi da risolvere così per quattro parole. Certo, l'argomento, se si affronta in un modo serio, è naturale che siamo persino d'accordo a poterli affrontare, però come esperienza di amministrativa i genitori, anche in una fase di separazione, i genitori sono comunque sempre reperibili quando c'è stato o un matrimonio civile o religioso. Il problema si può, ecco, verificare quando una coppia, ad esempio, c'è una convivenza, e questa convivenza naturalmente non è scritta da nessuna parte. Oppure si potrebbe anche verificare il fatto che il bambino viene riconosciuto da uno solo dei genitori e non appare mai l'altro, perché non vuole essere, e ci sono anche atti di nascita dove il genitore non vuole fare apparire il suo nome, quindi riconosciuto dalla sola madre o riconosciuto dal solo padre. In questo caso allora si ravvisa la necessità di avere un punto di riferimento per il bambino. Naturalmente, come Fratelli d'Italia, devo condividere che questo argomento va comunque seriamente affrontato, però è normale che nella mia espressione, l'espressione di voto, saremo naturalmente, ci asteniamo. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ci sono dichiarazioni, passiamo a consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, intanto mi dispiace dover rispondere alle battute, però poiché c'è uno streaming, una registrazione, ci deve essere anche ai cittadini una spiegazione di quello che sta avvenendo all'interno dell'aula, no? Quindi quando ci dicono che continuiamo a votare in base al colore, si dice una gran fandonia, nel senso che ci sono le prove agli atti che noi abbiamo votato anche degli atti non di nostra iniziativa, perché noi non guardiamo il colore, e qualcun altro che fa quotidianamente le guerre da quella parte tra destra e sinistra, noi andiamo sul contenuto degli atti, è un contenuto che sta nelle nostre corde, sta all'interno del nostro programma, cioè sono temi ai quali noi teniamo molto. Il problema è un altro, non è che non lo votiamo perché è del PD, perché il tema lo condividiamo. Il problema è quello che ci dicevano i dipartimenti,
La proposta è semplicemente sbagliata, cioè così come è scritta non è applicabile, ed è talmente palese e chiaro che io non capisco perché si voglia andare avanti in questa questione. L'ente locale non ha competenze in ordine all'istituzione di registri non specifici, non previsti da specifica normativa. L'istituto dell'affido condiviso non costituisce norma di intervento dei servizi dipartimentali e municipali, comune e municipio. Rientra esclusivamente nella potestà dei giudici quella di stabilire le misure. Quindi di che cosa stiamo parlando? Allora, semplificando, non è di nostra competenza, ma è un argomento di nostro interesse, quindi vogliamo capire, già l'ho detto prima, se possiamo intervenire in qualche modo a livello municipale, anche con un confronto con il comune, con la regione, con la Camera o il Senato, se noi possiamo intervenire in maniera positiva su questo argomento, ci metteremo le nostre forze in maniera condivisa anche con le opposizioni. Ma questa proposta non è votabile perché è sbagliata, non ci sono altre motivazioni. Condividiamo il tema, ma la proposta è stata scritta male ed è sbagliata. Quindi, per i motivi che vi ho appena illustrato, il Movimento 5 Stelle è costretto a votare contrario, perché noi non possiamo votare favorevolmente una proposta che va contro la normativa vigente. Grazie Presidente, grazie colleghi. Grazie. Ci sono, consigliere Toti. Sì, io sono chiaramente d'accordo sull'indicazione di fondo di questa proposta che noi andiamo oggi a votare, però eccoci, io non faccio parte della commissione, però oggi sentendo il dibattito è chiaro che non possiamo non tener conto dei pareri che ci sono arrivati da parte di Roma Capitale, che sono tutti quanti contrari. Perciò ecco il voto che esprimerò in consiglio su questo è un voto d'astensione. Sì, consigliere Vitrotti. Grazie mille Presidente. E per dire che ovviamente il nostro voto è favorevole e siamo anche particolarmente contenti del fatto che la maggioranza ha questa proposta nelle sue corde. E il problema qui non si tratta solo di come si leggono i pareri, ma di quando arrivano i pareri e come è possibile approfondirli. E questo è il punto, no? Se poi viene data lettura il giorno prima o il giorno stesso addirittura. Poi l'altra questione è tutta politica. Perché qui, oltre al fatto che un dipartimento dica no, e io voglio vedere la stessa coerenza anche con gli altri atti, perché se poi c'è un atto in cui ci arriva un parere negativo, noi diciamo che quel parere è vincolante per portare avanti la proposta, perché allora poi la stessa coerenza e la stessa determinazione, anche abbastanza dura, la voglio vedere anche con gli atti successivi, se arriveranno con dei pareri contrari da parte dei dipartimenti competenti. Ma qui la volontà è politica, perché qui non vi si sta richiedendo di fare un atto rivoluzionario, vi si sta chiedendo di prendere in considerazione la proposta di aprire un registro. Cioè, non so se diciamo, vi siete resi conto qui che non parliamo della rivoluzione dell'anagrafico, parliamo di un'opportunità, come ho avuto modo di dire, che si sta cercando in alcuni modi di diciamo, camuffare per farla diventare una questione di carattere invece di strumentalizzazione politica. Addirittura sento parlare parti, non va bene perché è del PD, non è del PD, è una proposta, e se è una proposta che ha diciamo, delle bontà, io mi sarei aspettato che al di là di quello che ci dicono i dipartimenti o si fanno delle osservazioni per migliorarle, se è nelle corde di questa maggioranza per esempio, oppure si tenta di fare una proposta migliorativa e quindi si vota magari con uno spirito diverso, piuttosto che dire siccome è inapplicabile perché ce lo dice il dipartimento, attenzione, mettiamocelo tutti bene in testa, ci ha detto il dipartimento che questa roba non si può fare e quindi noi votiamo contro. Mi auguro che la stessa coerenza si tenga anche in altri momenti, qualora questo non avvenisse poi ne renderemo conto alla maggioranza, se no non si capisce se è una volontà politica che invece mette in difficoltà questa maggioranza di potersi esprimere in modo favorevole. Peccato, un'occasione, un'opportunità che questa volta, anzi l'ennesima, che avete perso. Grazie.
Votazione. Ricordo che l'atto contiene parere contrario, altrimenti vi confondete, ci confondiamo tutti. Chi vota favorevole al parere contrario? Chi si astiene? Chi è favorevole? Sono 13 voti favorevoli per il parere contrario, 4 contrari e 3 astenuti, quindi la proposta viene così approvata col parere che già abbiamo. Ok. Perfetto. C'è un ulteriore punto all'ordine dei lavori? Come volete, vabbè, intanto c'è l'approvazione dei verbali, quindi la possiamo, era sul vecchio ordine dei lavori, intanto ve lo dico, risultano approvati i verbali del numero 27, 28, 29 e 30 che sono relativi alle sedute del Consiglio del 24, 31 luglio 2018 e del 13 e 20 settembre del 2018. L'ultimo punto è il punto integrato che è stato integrato ed è il seguente: la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma del consigliere Diario, avente ad oggetto approvazione del regolamento per lo svolgimento di eventi sportivi sul territorio di Roma Capitale, protocollo numero RC/37841 del 2018. Chi vuole illustrare? Consigliere Guido. Grazie Presidente, noi siamo tenuti a dare parere a questa delibera di ordine comunale. Parliamo in questo caso di approvazione del regolamento per lo svolgimento di eventi sportivi sul territorio di Roma Capitale. Essenzialmente questo è un atto che è passato in due sedute della nostra Commissione Quinta. La prima commissione su questo argomento l'abbiamo discussa, la seconda l'abbiamo ulteriormente discussa e votata. Leggo subito l'articolo 1 per far capire di cosa parliamo, tanto la proposta l'abbiamo ampiamente analizzata in commissione. Il presente regolamento disciplina le modalità per la richiesta di autorizzazioni di manifestazioni ed eventi a carattere sportivo che si effettuano nel territorio di Roma Capitale. Qualora le manifestazioni e gli eventi prevedano il contestuale svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle sportive, ci resta ferma ed impregiudicata l'applicazione delle disposizioni previste da legge, eccetera, con conseguente obbligo per gli organizzatori di acquisire specifiche autorizzazioni e permessi, compresi quelli di competenza degli uffici di Roma Capitale. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità: porre una disciplina omogenea nell'organizzazione di manifestazioni sportive sia agonistiche che amatoriali. Secondo punto, di minimizzare i disagi per la cittadinanza nell'area interessata dagli eventi. Terzo punto, evitare la sovrapposizione di eventi sportivi in termini di data, luogo o tipologia di iniziativa. Andando subito al fulcro della questione, della discussione che poi è avvenuta in commissione, cioè diciamo che a maggioranza generalmente l'atto è un atto accettato da tutta quanta la commissione, non ci sono particolari motivi ostativi per bocciare questa proposta. All'interno della discussione sono emersi alcuni punti che sono stati messi a verbale con la finalità di discuterne oggi in consiglio per valutare se oppure no fare degli emendamenti aggiuntivi, cioè aggiungere, c'è un'osservazione al no, una o più osservazioni e al parere che diamo oggi in consiglio. Cioè, gli argomenti erano essenzialmente tre. Il primo proposto dal consigliere Ciancio, che dopo immagino ci dirà anche la sua riguardo, ci riguarda allegare praticamente le schede che sono relative ai piani di emergenza, e a ciò è correlato anche il fatto che questi piani di sicurezza eccetera si proponeva di farli gestire dall'amministrazione pubblica piuttosto che dal privato. Quello che io ho detto in commissione, che in quel momento presiedevo,
è esattamente il concetto seguente, e cioè che non si può appesantire, a mio modo di vedere, ma anche a modo della maggioranza, cioè di questi oneri sia di ufficio, sia di personale, sia di fondi ulteriori, c'è l'amministrazione per degli eventi che sono organizzati in larga parte dalla componente privata. Quindi diciamo che sotto questo profilo per noi è un po' un controsenso. Abbiamo comunque accettato di discuterne perché è un punto certamente valutabile. Su questo punto specifico noi come maggioranza non vorremmo fare un emendamento. Certo che se dalla maggioranza dell'aula poi risulta il contrario, noi problemi cioè in realtà non ne abbiamo, poi come si vota lo vedremo in seguito. L'altro punto importante era, anche con la consulenza del referente CONI del municipio che era in commissione con noi, in un punto specifico del regolamento si voleva aggiungere la possibilità, cioè c'è la frasetta praticamente che diceva che gli eventi devono passare per conferenze dei servizi. Quello che abbiamo detto in commissione è che per noi questo fa parte già del procedimento amministrativo, quindi per noi è una cosa abbastanza scontata in realtà. Se poi l'aula decide di mettere questa frasetta nel regolamento, noi non abbiamo problemi, tanto che l'emendamento io l'ho scritto, cioè va solo firmato, io ce ve lo leggo. Emendamento aggiuntivo sotto forma di osservazione alla delibera oggetto approvazione del regolamento centri sportivi eccetera. All'interno del regolamento, all'articolo 3, subito dopo il comma 8, terminante con perfezionamento della domanda medesima, aggiungere un ulteriore comma recante, e questa è la frase, cioè l'evento avviene in seguito a conferenza di servizi. Allora, essendo un fatto scontato, per noi non c'è in realtà necessità di questo emendamento, però se si vuole aggiungere basta firmarlo, come detto non l'abbiamo scritto. L'altro argomento cioè di osservazione che abbiamo valutato era la possibilità di far pagare alle associazioni un deposito cauzionale o una polizza fideiussoria al fine di garantire l'area cioè di pubblica utilità, cioè che in caso di danneggiamenti diciamo poi cioè l'amministrazione avrebbe ritrovato l'area così come l'aveva lasciata. In realtà sotto un'altra forma, questo è già scritto nel regolamento, pertanto come maggioranza non lo aggiungeremo questo emendamento. Quindi andando in chiusura, io vorrei capire anche dagli interventi successivi, mentre sul primo, sulle schede eccetera, come maggioranza, ce lo dico subito, siamo contrari, su questa invece dell'aggiunta della conferenza dei servizi per noi è scontato, quindi se si vuole aggiungere non cambia niente nella economia della... La terza cosa era quella di far pagare alle associazioni un deposito cauzionale nel caso, la piazza, la strada o la location avesse subito dei danneggiamenti, ma abbiamo visto nella proposta che già è prevista un'assicurazione in tali termini, pertanto non è necessaria. Se volete sapere anche l'articolo, ve lo dico, è l'articolo 5 dove si dice proprio polizza assicurativa, e si tratta di una polizza RCTO, quindi a copertura di eventuali danni arrecati a personali, cose, patrimonio capitolino eccetera eccetera, quindi c'è questa copertura. Quindi questo è quanto, aspettiamo la discussione che poi avverrà. C'è tra l'altro sull'emendamento che per noi non è necessario, quello delle schede. In commissione, ricordo e chiudo, ci fu anche un intervento della consigliera Tripputi che ha trattato questo argomento nella commissione commercio, e anche del consigliere Giuliano che ha dato il suo parere in merito. Quindi anche alla luce della discussione su questo punto specifico, sull'avanzamento della discussione su questo punto specifico in commissione, in seconda battuta si è ritenuto che probabilmente questo emendamento non fosse proprio necessario. Questo è il quadro, grazie Presidente. Interventi? Consigliere Ciancio. Grazie, giusto per finire prima possibile la discussione in merito, ho ascoltato l'intervento del consigliere che mi ha preceduto, quindi ho capito che la maggioranza non è interessata a snellire le procedure per avviare iniziative sportive piccole o grandi secondo un principio fondamentale, quello della sicurezza. Io ho ricordato Torino, ho ricordato eventi molto molto particolari su cui i piani di sicurezza sono elaborati dall'amministrazione, non peraltro, perché un'associazione sportiva non può conoscere
non può conoscere le vie di fuga, le strade, i sensi unici e così via. Io quello che ho messo sul tavolo con molta, come dire, semplicità, noi mandiamo altresì la domanda deve essere accompagnata dal piano di emergenza e evacuazione. Dico, nel momento in cui esaminano una domanda, c'è una commissione, una conferenza dei servizi, tutto quello che abbiamo discusso in commissione, però, santo Dio, si siedono i vigili urbani, almeno per le location più importanti, Piazza Re di Roma, oppure Villa Fiorelli, che dobbiamo aspettare un fuoristrada che si infila dentro e mette sotto tutti i bambini? Quindi la preclusione al traffico non è che può fare un piano che funziona un'associazione sportiva. Un'associazione sportiva saprà mettere i playground, la rete, piuttosto che un'iniziativa, però i piani di emergenza per le processioni anche nel sud, anche per le semplici processioni, li redige la prefettura insieme al sindaco e l'amministrazione comunale. Ora, se noi vogliamo fare un programma di attività sportive, soprattutto quelle grosse, noi dobbiamo facilitare. Questa è una cosa nuova, non è che è arrivata prima, proprio perché è una cosa nuova. Io ho parlato con la consigliera che ha fatto qualche iniziativa nei mercati dove è un ambiente chiuso, più protetto, più facile, e al di sotto delle 100 unità è ovvio che è facile riempire una scheda dove si dice va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene, ma vorrei vedere uno di voi in qualità di sportivo che vuole organizzare un'iniziativa che comincia a fare un piano d'emergenza per fare a Villa Fiorelli un'iniziativa sportiva. Oppure Villa Lazzarone, oppure diciamo in un'altra piazza, Piazza Re di Roma, oppure diciamo in un'altra, a Morena, la piazzetta che sta prima del bar a sinistra. Cominciamo ad andare a vedere se si può fare o non si può fare. Da dove inizi a redigere questa roba? Proprio per questo semplicemente dicevo, avere il coraggio di dire curata ed eseguita da un, non me ne frega se perde tempo o impiega tempo, l'istruttoria la deve fare e nell'istruttoria mi scrive se è adeguato o non è adeguato e formula direttamente lì per lì una scheda valutativa di quello che dovranno attenersi, cioè le prescrizioni le deve fare l'amministrazione, non se le può inventare un'associazione sportiva. Vedrete come già per alcuni eventi, quando si trattava di chiamare il responsabile della sicurezza, nominarlo, parliamo del mercato Metronio, due volte sono state rimandate le attività che si dovevano fare all'interno perché l'associazione dei mercatari non riusciva a individuare un responsabile della sicurezza, perché bisogna nominarlo. Chi se la prende la briga? Chi si prende la responsabilità? Non ragioniamo, sì, si può fare tutto. Allora, i fatti hanno dato ragione a chi era accorto a questi temi. La sicurezza, i piani di emergenza, nelle palestre, nelle scuole c'è il preside che fa redigere il Duvri a un tecnico esterno per quanto riguarda i piani di evacuazione e così. Quindi non è l'associazione che lo fa. Questo era il punto, ma poco importa rispetto all'emendamento o non l'emendamento, fare attività sportive e fare una programmazione nel territorio può essere, però questa preclusione che ho notato, sì, l'ha detto anche l'altro consigliere, poi così, cioè abbiamo discusso di tutto e di più su questo regolamento e non vorrei che tardivamente, come oggi è arrivato adesso con una email, scusa un attimo, magari per dire questa cosa importante che magari interessa a tutti. Noi ci accingiamo a dire che i pareri, qualcuno ha detto i pareri, sono importanti. Bene, sul regolamento sportivo, il regolamento arrivato adesso via email che ci avete inoltrato, che ci ha inoltrato, si è espresso contrariamente. Non vorrei che per questo regolamento arriva poi un parere negativo. È arrivato un regolamento sul prossimo atto del Presidente della Commissione Sport,
sull'appalto tipo, sull'avviso pubblico tipo, che non è assolutamente percorribile quella strada. Allora mi domando, quando li dobbiamo ascoltare? Una volta sì e una volta no? Io direi che la politica deve avere, se volete avere sempre la supremazia, la deve avere sempre, perché la politica va al di sopra del tecnicismo, a parte quando non c'è sovrapposizione vera e reale con enti di livello superiore. Però per questo invitavo a una accortezza. Quindi ne prendo atto che la maggioranza ha già deciso di non predisporre nessuna scheda da allegare insieme alla domanda e valutarla direttamente in conferenza dei servizi, e nulla questa, grazie. Altri interventi? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente. Volevo fare una precisazione, comprendo che il consigliere che mi ha preceduto, non facendo parte della commissione della quale io ho l'onore di presiedere, probabilmente non è a conoscenza di alcune dinamiche e alcune procedure amministrative che anche noi abbiamo imparato a conoscere via via parlando con gli uffici. Le conferenze dei servizi vengono effettuate mettendo intorno a un tavolo tutte le parti attrici, tutte le parti coinvolte ad organizzare questo evento. Quindi dalla parte amministrativa che controlla che ci siano tutti i requisiti, ci sono anche i vigili urbani, la polizia locale che controlla comunque come vengono ubicati, non so se sono stand eccetera, quindi poi il consigliere Carlone magari mi può dare supporto su questo, quindi viene valutato l'evento, come viene poi messo in pratica sulla piazza o comunque su un territorio. Viene anche convocata l'AMA e vengono convocati ovviamente gli organizzatori. Intorno a un tavolo si guarda il progetto, si ipotizza l'affluenza dei cittadini a questo evento e si dà una sorta di valutazione per quanto riguarda l'entità del pericolo, quindi che va dal basso, medio e alto. Per quanto riguarda l'organizzazione della sicurezza, mi spiace contraddirla, spetta proprio all'organizzatore. Quindi anche se abbiamo parlato dei mercati, quindi le AGS, che sono delle associazioni, non sono comunali, sono associazioni, quando organizzano gli eventi, loro hanno comunque l'onere di pensare alla sicurezza. Per quanto riguarda Metronio, che ha citato lei prima, Metronio ha una situazione molto particolare, non sto qui ad elencare tutte le varie criticità che da più di 25 anni ha purtroppo messo in evidenza lo stato di questo mercato. Avendo comunque una AGS composta da pochissimi soci, non si può permettere di pagare ulteriori spese e quindi anche la sicurezza. Quindi non è diciamo da arrecare al Comune di Roma il perché non abbia il vigilante eccetera. Questo è un incarico che spetta alle associazioni dei servizi e quindi le AGS. Non vedo la criticità su questo atto per quanto riguarda la Safety Security, ha citato Piazza San Carlo, Torino, è proprio da lì che nasce quella famosa direttiva del Ministero degli Interni, proprio perché quando si organizzano grandi, medi e piccoli eventi si devono valutare le varie pericolosità, quindi le vie di evacuazione, i punti antincendio, addirittura se sono degli eventi dove si prevede una grande affluenza di cittadini, addirittura si prendono in considerazione le valutazioni dei vigili del fuoco, quindi non è della protezione civile, quindi non, non,
Questa circolare è molto restrittiva e si parte da lì, punto. Quindi ognuno che organizza un qualsiasi evento di qualsiasi grado di pericolosità comunque deve andare in conferenza di servizi e comunque deve essere dato un grado di pericolosità, e da lì si organizza poi il piano per la sicurezza, che comunque non è a carico del municipio. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano? Sì, grazie Presidente. Allora, c'è stata una disquisizione, c'è stata una verifica, un'analisi per quanto riguarda questo parere. E ovviamente le cose che sono emerse sono quelle che ha detto prima il vicepresidente della commissione, appunto, che ha spiegato quali sono state, insomma, le cose che ci hanno messo di fronte ad una riflessione, ad un'analisi. E quello che poi ha fatto emergere il consigliere Ciancio, giustamente, con il riferimento alla Safety Security, che è quello che è poi il ragionamento degli eventi, che noi da un po' di tempo abbiamo come obbligo, quindi le istituzioni e chi organizza appunto eventi ha questo obbligo di prevedere il riferimento della sicurezza e per lo svolgimento delle attività appunto programmate, sia per chi le fa sia per chi appunto l'utente che insomma che ne riceve insomma l'evento, quindi che utilizza l'evento. Questa cosa è talmente, secondo il mio modesto avviso, è talmente fresca, è talmente ancora nuova, che non è stata neanche totalmente assimilata dagli stessi uffici, e dico uffici per non dire le istituzioni diverse, quindi municipio, comune, regione, quello che sia, cioè proprio io parlo di uffici come strumento, no? Cioè, non hanno ancora metabolizzato completamente il peso e il significato di questo Safety Security. Perché faccio due esempi. Tempo fa c'è stato al Circo Massimo l'evento da Coldiretti. Ora, l'evento da Coldiretti, che si parcheggiava sotto casa mia, chiaro, a 8 km da Circo Massimo, quindi si parcheggiava sotto casa mia perché c'era un afflusso di gente notevolissimo da tutta Italia. Eppure mi sembra che si entrava, qualcuno guardava le borse, no? Qualcuno no, non c'era il metal detector, perché sappiamo tutti, stiamo cercando di capire e di imparare, no? Che oltre un tot numero di persone, no? Di persone che sono appunto sull'evento, scattano delle misure. E quindi quell'evento, le misure le aveva superate tutte, quindi secondo me è peggio che entra a manca, doveva essere proprio una cosa blindata, eppure si entrava tranquillamente. Allora, che cosa voglio dire con questo? Che probabilmente articolo quinto, chi c'ha i soldi ha vinto, cioè nel senso che una struttura di questo tipo, totalmente forte, totalmente conosciuta, non ha avuto un problema, secondo me, della Safety Security al 100%. Hanno applicato il minimo sindacabile. Perché dico adesso l'altro esempio, e mi trovo d'accordo con quello che ha detto, faccio nome e cognomi, lo dichiaro, sì, poi c'ho anche il legale, quindi sono coperto, con quello che ha detto la consigliera Tripudi. È così, funziona, che...
tutto quello che ha detto lei che succede nelle conferenze di servizi è tale e quale, e addirittura chi deve adoperarsi per la safety security è chi propone l'evento. Quindi ci devono essere strutture, società, associazioni che sono in grado di fare questo tipo di lavoro, cioè di prevedere, di come si dice, caricarsi anche gli oneri che sono a carico di chi organizza. Ora, è normale che questo tu non lo puoi prevedere prima, cioè non sai un evento su per giù quanta gente verrà. Se questo è, perché per evitare un ragionamento e dire, o sai, se viene un SUV che entra a 2000 all'ora, dice spacca tutto, eccetera, sì, bisogna vedere che tipo di evento è, bisogna vedere quanta gente potrà venire, ma tu non lo sai prima, ipotizzi. Quando il termine che mi sono segnato, ipotizzare, vai, non fai il mago, ma ipotizzi che potrebbe arrivare un tot. Ma se ne vengono 10 volte di più, è normale che è un problema. Ora, questa safety security generalmente si emerge all'ultimo, che va spesso e volentieri, se non si è appunto conosciuti, col diretti per esempio, lo sai forse anche 2 giorni prima quanto il costo, e il costo può anche incidere in modo negativo, cioè ti sballa i conti, perché effettivamente tu non puoi immaginare di dover sopportare un certo tipo di cosa. Quindi è questo che rende le varie attività e le varie organizzazioni, i vari, diciamo, progetti, li rende a volte variabili, proprio per questo motivo, perché non si sa fino all'ultimo quanto può incidere. Ma detto questo, è ovvio che se però la confusione dove nasce? Nasce che se è un evento organizzato dal municipio, dal comune, dall'istituzione, allora tutto è a carico ovviamente dell'amministrazione. Non è a carico sempre, caro collega, e se lo fa il municipio, se lo fa il comune, se lo fa la regione, ok, se lo prende in carico lo fa, ma se lo fa l'associazione, l'associazione deve fare tutto per proprio conto. E lo dico perché nell'organizzazione della Befana che è stata fatta ultimamente, per non dire altre, una maratona, ok, il tutto viene fatto dall'associazione, e l'associazione, se non è in grado di portare avanti questo percorso, non si fa l'evento, non può essere utilizzato dall'amministrazione, non può essere aiutato, non può essere fatto il progetto dall'amministrazione. Lo dico perché mi sono trovato in un percorso tempo fa su un'idea, ok, e questo è stato tutto il riferimento. E quindi quando la collega diceva prima della conferenza di servizi è tale e quale, cioè quindi si chiede la conferenza, si mettono in mezzo anche i vigili, ci stanno anche gli uffici tecnici per capire come può essere fatta questa situazione. Però detto questo, poi io dico ancora, ripeto, non c'è una metabolizzazione forte su questo punto, le confusioni sono tante, chi deve passare per il buco della serratura e chi non ci passa, questo mettiamocelo in testa. Poi dici così, però poi succede qualcosa, se succede qualcosa si vedrà dopo, se non succede è passata, come si dice, fatta la festa, no? Gabbato lo santo, quindi poi dopo si vede, ok? Però intanto ha un costo, perché faccio l'esempio della Coldiretti, che è talmente grande, quindi non gli può fregare di meno. Se la Coldiretti avesse dovuto pagare un piano di safety security di quel tipo, avrebbe speso 1 miliardo, chiaro? Perché erano veramente persone che per 2 giorni hanno occupato Roma, chiaro? È una cosa impressionante, quindi non è, no? Cioè il meccanismo è direttamente proporzionale, ma non lo è stato per alcuni casi. Poi prendi l'associazione X che fa 1000 persone e poi deve spendere 10.000 euro per fare tutta questa cosa, che incide addirittura il 60, 70, 80% del progetto. Questo è quello che può essere, però qui stiamo parlando di regolamento. Una volta che lo schema, quindi non serve, ecco perché avevamo detto che poi alla fine, cioè è automatico chi deve fare quello che deve fare. Per quanto riguarda la conferenza dei servizi, mi sembra ovvio, perché così, anche se ce lo vogliamo scrivere, ce lo scriviamo, possiamo anche scrivere che se ne fanno 2 di conferenze dei servizi, va benissimo, ma quello è, cioè il procedimento è quello, non è che lo decidiamo noi, fa così, si fa così a prescindere, qui la politica può fare poco.
La politica può fare il fatto che dà delle indicazioni come quella di poter, no, mettere in piedi un regolamento che sia come si dice, abbastanza lineare, abbastanza regolare, che possa permettere quindi a chi ne deve usufruire di poter comunque cercare di organizzare, perché se poi alla fine la difficoltà è l'organizzazione, probabilmente di eventi noi non ne avremo, no? Cioè, se è troppo ingessata la storia diventa un po' complicato. Quindi io penso che da parte di Fratelli d'Italia ci sia stata in questa commissione e in quest'atto una positività, proprio perché siamo nella parte ancora, no, quella che è dispositiva, e quindi mi sembra che ci siamo con le disposizioni. Poi andremo nel merito, esatto, brava Presidente. No, io ho preso il tempo, Presidente, no? Ho detto voglio vedere se mo mi dice precisa, bravo. E quindi entriamo nel merito quando ci sarà occasione. Adesso siamo nello schema generale che contiene una serie di cose che ci fa stare perlomeno tranquilli. Presidente, scusi, un minuto per fatto personale, visto che mi ha citato, me lo dà? Vabbè, io un minuto vorrei solamente per 30 secondi. Vabbè, io tre, meno 30 secondi. 15 secondi. Tutti o nessuno. 15 secondi. Però lei c'era la sua dichiarazione di voto, perché era... La dirò allora nella dichiarazione di voto. No, grazie. Perché non l'ho negata anche agli altri, ai precedenti, sia alla Vitrotti che a Principato, quindi andiamo avanti. Andiamo avanti. Altri interventi? No. Allora, se non ci sono interventi, c'è un intervento di chiusura? No. Dichiarazioni di voto? Eccola. Dico velocemente, forse non ci siamo capiti bene. A carico delle associazioni è assolutamente tutto quello che serve per farla la sicurezza. Quello che il principio che ho affermato io e me ne ha dato atto e conferma la dottoressa è che quello che dobbiamo fare per la sicurezza, se io voglio domani mattina partecipare a una gara, me lo deve dire l'ente, l'amministrazione, che lo sa bene. Cioè mi deve dire: questa piazza c'entrano 500 persone, non 100 come dici tu. Quindi io non dico che è a carico, tutti i costi spettano a chi ce l'ha l'articolo più grande, a chi ce l'ha più piccolo, a Confcommercio piuttosto, spettano alle associazioni, fuori da ogni dubbio. Quello che voglio rimarcare, lo rimarco ancora, è il progetto della sicurezza. Il progetto della sicurezza, chi mi dice lì devi mettere un guardarella alla New Jersey, lì piuttosto basta la transenna, lì basta queste cose non le può valutare l'associazione presentando insieme alla domanda un fantomatico progetto di evacuazione. Non sarà mai vero, o dovranno chiudere gli occhi. Ecco, qui mi sono spiegato, consigliere, quindi io dico a carico delle associazioni tutto, sì, va bene, ma il progetto lo deve redigere chi ha gli strumenti per dire in modo congruo come si deve fare la sicurezza. E sicuramente per facilitare le associazioni io ritengo che bisogna partire da questo punto, se no si complicano un po' le cose. Grazie. Per cui io, avendo questi dubbi, naturalmente vengo dal votare quest'atto. Grazie. Grazie Presidente, volevo fare una dichiarazione di voto su questa delibera di espressione di parere. Il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. E, a proposito dei dubbi e delle perplessità espresse, noi non le riteniamo, diciamo, consistenti, perché in sede di conferenza di servizi il progetto insieme al progetto di sicurezza sono valutati dagli organi competenti. Il progetto di sicurezza tuttavia non può essere neanche redatto da persone che non siano gli organizzatori, per un fatto molto semplice, perché è solo l'organizzatore che sa esattamente come si svolgerà la manifestazione e quindi quali saranno le procedure che sono guidate, che sono determinate
tra parentesi, attraverso una modulistica messa a disposizione dal Ministero degli Interni, non è che lo mette a disposizione il Comune. In tutta Italia i piani della sicurezza, la famosa safety and security, fa parte di una normativa nazionale. Quindi vorrei rassicurare, insomma, tutti i cittadini che parteciperanno ai futuri eventi, che il piano della sicurezza è redatto da persone tecniche chiaramente coinvolte dagli organizzatori, e il piano è sottoscritto chiaramente dagli organizzatori, e questo piano poi però viene vagliato in conferenza di servizi, come diceva la mia collega, per valutarne l'efficacia, ed eventualmente in quella sede saranno gli organi preposti a dare eventuali prescrizioni. Questo sì, lo dà l'amministrazione. Questo modulo, tra parentesi, è noto, è fornito a tutti gli organizzatori. Di solito c'è anche nei bandi, quando, insomma, viene allegato come, diciamo, nei bandi, per permettere agli organizzatori di riempirlo. Quindi noi siamo assolutamente tranquilli che questa delibera, così come proposta, non abbia alcun vulnus da questo punto di vista. Detto questo, io ribadisco il nostro parere favorevole, così come, diciamo, dato dalla Commissione. Commissione Quinta, a questa espressione di parere. Grazie. Devo cambiare lo scrutatore. Consigliere Giuliano, lei diventa scrutatore. Votiamo. Favorevoli? Contrari? Quindi 15. Astenuti? C'era un astenuto, però era una dichiarazione di astensione, ma in realtà se n'è andato, quindi non... coerenza, quindi è all'unanimità, fuggente. Sì, allora abbiamo il risultato, che 15 voti favorevoli, quindi l'atto viene approvato. Il consiglio chiude qui, sono le 16 e per voi 11.